Buonasera, eccoci qua. Oh, allora, faccio una prova audio per vedere se è troppo alta la musica e poi partiamo. Un po' altina. La abbasso un po', eh? Cosa dite? Mi sembra appena appena un po' altina. Allora, aiuto. Ok. Allora, eccoci qua. Allora, cosa stiamo facendo? Stiamo cercando di costruire Allerdale Hall, ovvero la meravigliosa abitazione della famiglia Sharp di uno dei miei film preferiti, che è Crimson Peak. Qual è la problematicità di questo obiettivo? È la prima volta che gioco a The Sims, pertanto non sono assolutamente in grado. Non sono assolutamente in grado, ma mi piace l'obiettivo di imparare insieme e quindi ci provo. Eccoci qua. Allora, la nostra squinzia qui sta bene. Come siamo messi a soldi? Siamo messi ancora abbastanza bene. Allora, questa qui è la nostra. Oddio. Scusate, perché è vero, avevamo selezionato la casa infestata. Se devi prendertela con qualcuno, prenditela con lei. Beh, la troverò da qualche parte questa divinità. Allora, questa è la situazione. Noi stavamo costruendo la casa di Crimson Peak. Eccoci qua. No, non vai qui. Modalità costruzione, non andare là. Eccoci qua. Allora, stavamo costruendo la casa di Crimson Peak. Eravamo solo all'inizio. Quindi questa è la prima stanza. Ora. Ciao, che bello che ci sei. Mi fa piacere. Spero di farti compagnia nella mia maniera cretina solita. Allora, dunque, questa era la situazione in cui ci siamo lasciati. Io mi riapro qui le mie foto sul web. Allora, queste scale, forse ho visto un modo per risolvere la faccenda che non mi piacevano tanto. Quindi io ci provo a rifarle come dico io. Se non ce la faccio, non fa niente, però potrò dire di averci provato. Innanzitutto, come stai? Com'è andata la giornata? Allora, io voglio mettere, eccoci qua, una piattaforma quadrata. Ho guardato questa cosa online. Allora, facciamo, dezoomiamo un momento. Se la casa comincia, io la piattaforma la metto qua. Ovviamente la abbasso di dimensioni perché non mi serve alta così, quindi piccolina. Bassa. Quanto è bassa però? Non riesco. Fammi vedere quanto è bassa. No, media. Ma mi sta modificando il muro della stanza, non della piattaforma, però. Esatto. Cioè, pensa come cazzo stiamo. E io sto un po' così. Un po' così, oggi ho avuto una giornata un pochino triggerante, ma questo è il massimo in cui la posso alzare? Ok, ho avuto una giornata un pochino triggerante, però vabbè, cioè voglio dire tutto sommato. Ok. Però non mi lamento, dai, non sto male. Però, come mi era stato peraltro predetto, sì, cioè purtroppo ultimamente mi ritrovo veramente sempre a dire, oh sì, va un po' male, perché purtroppo sto, cioè, tutte le giornate un po' così.
Però migliorerà. Confido che... No, no, cara Scala, io vorrei che tu facessi esattamente l'operazione opposta, piccola scalina mia. Cioè, tu da lì, io vorrei che tu da qua, come ti giro? No, ti voglio ruotare nell'altra direzione. No, senti, cioè, se io voglio che... Ho visto una tipa, adesso spiego cosa sto facendo. Ho visto una tipa dire che se tu crei una piattaforma, no, poi la scala la puoi far collegare... No, no, ok, così. La puoi far collegare al... Ah, ah, eccola, eccola, no, no. Così, così. Yes! Yes! No, adesso sono riuscita a spiegarmi. Cioè, piattaforma, scala che va fino alla piattaforma, poi copia e la scala la faccia, e il prossimo pezzo dovrebbe partire dalla piattaforma e andare sul muro. Capito che cosa intendo fare? Cioè, io vorrei che la prossima scala mi andasse... Ah, dai, dai! Là! Cioè, adesso, ovviamente questa cosa non è che l'ho pensata io, vero? Copia. No, 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 non la stanza, non la stanza. Annulla, annulla, annulla. Annulla, annulla. Esco. Sono andata, è successo finalmente questa cosa. Una mia amica mi aveva detto: sei sicura che vuoi cominciare a giocare a The Sims? Perché guarda che poi ti rovini la vita e finisci che guardi solo le robe di The Sims. Aveva ragione. Perché io adesso per fare questa cosa sono andata a guardare su TikTok come poter fare per avere la scala che faccia questa cosa che era quello che volevo io. Ora, torniamo a noi. Questo pavimento qua della piattaforma va... No, no, scusa. Pavimenti. No, pavimenti. Pavimento della scala così e le metteremo per il momento così. Ok, adesso rimettiamo la ringhiera che avevamo selezionato, che era forse no, questa, credo, e la mettiamo qua e qua. Vediamolo di lato. Certo, poi sull'estetica ci lavoriamo, perché così... Però, cioè, la mia idea è facciamo un'impostazione di base, dopodiché torniamo indietro e andiamo a vedere i dettagli, perché qui, per esempio, cioè, non riesco a capire se mi ha annullato il pavimento o se si vede solo lì perché c'è qualcosa che lo illumina. Facciamo così, vediamo. No, è proprio diverso lì il pavimento. Cioè, perché c'è solo lì il pavimento? Scusa. Rimuovi il pavimento. Ah! Vita. Ole. Cioè, capito? Mi sembra che stiamo cominciando a ragionare. Credo. Allora, ora cominciando a ragionare. Questo di sicuro lo dobbiamo colorare e poi qui devo mettere dei pannelli. Però mi sembra, che potremmo essere a buon punto con l'impostazione della stanza, dico almeno. Allora, colori. Motivi per muri. Era questo nel suo... Qual era? Era questo che abbiamo usato? Peccato! Cioè, non posso colorare il pannello, lascerò mica così. No, scusa. Porta pazienza. Ah,
Amio. Ma non posso mica lasciare quella parete lì così. Come faccio a colorarla? Allora. Questa dimensione mi sta bene. Voglio capire come colorarne i bordi, però. Piuttosto ci metto della carta da parati. Certo, di un colore dignitoso. Tipo. Come faccio a colorare? Perché non posso colorare il coso, scusa, la piattaforma? Qual è il senso? No, così. Io dicevo no, ma poi lo facciamo un altro momento, ehi. Facciamo sicuramente in un altro momento i. Vabbè, vabbè, i dettagli, vabbè. Allora. Torniamo a noi. Poiché abbiamo fatto questa cosa qua, secondo me adesso il divano lo dovremmo avvicinare. Però io qui giù vorrei mettere. Come farò a mettere dei pannellini solo lì sotto? Tipo. Aspetta, non fare delle cagate, Marica. Non c'è tipo muro semplice misura personalizzabile, cioè tipo qua. Qua ci vuole qualcosa, capito? Cioè qua. Ah, come la chiudo quella scala lì? Cioè, la scala questa qua, visto che ha il bordino, come faccio ad avere la scala col bordone? Queste sono proprio solo così, ma quando è che, come faccio a chiuderle? Chi lo sa? Lo googolo. Adesso sono diventata una di quelle persone. Allora, adeguata la situazione. Dicevamo di adeguare la situazione della. Questo potrebbe andare pure più vicino, tipo così. Ok, adesso il nostro problema con questa stanza era il riferimento a questa parte qua. Perché il mio problema con questa parte qua, aspetta, 1, 2, 3, 1, 2, 3, era che non mi faceva posizionare le tende. Quindi voglio provare un'altra cosa. No. No, ferma. Stop. Voglio provare un'altra variabile, cioè se io ci metto solo un'apertura, ok? Invece di una porta, oppure servirà proprio. Devo capire questa situazione. Questa non mi piacciono tanto i vetri colorati, ma. Ah, però bella quella porta qua, bellina. Allora. Cerchiamo. Allora, facciamo una prova. Dunque, così ci sono le porte e non ce lo faceva fare. Proviamo a mettere. Allora, se non funziona neanche così, poi ci mettiamo la. Aspetta. Ma così me lo fa fare. Aspetta. Allora, vediamo di fare mente locale. Facciamo mente locale. Allora, io ho visto una ragazza fare in questo lato qua, diciamo, solo delle tende. Quindi se io tiro via queste, una e due, provo ad aprire lo spazio e lo apro con. Devo usare queste perché. Cioè, ostrega! Ostrega che porta! Come faccio a diminuirne? Ah no, ah, aspetta, così. No, aspetta.
tiro via la porta. Allora, diciamo che la vogliamo fare piccola. Diciamo che vogliamo fare. Adesso l'ho persa. Era questa qua? Ok, 1, 2, così, perché è grandina. 1, 2, 1, 2. Ok, poi cerchiamo le tende che saranno negli oggetti. Saranno negli oggetti. E le faremo. Saranno negli oggetti o saranno nella parte delle finestre? Chiaramente non sono nella parte delle finestre, cara Marika. A meno che io debba trollare il sistema, aprire lo spazio con una finestra e poi coprirlo con una tenda, lo scopriremo. Allora, tende. Perfetto, tende e tettoie. Ciao Tatone, come stai? Allora. Cortine da finestra grandiose. Mi sembra una buona partenza che siano grandiose. Quindi noi vogliamo delle tendone one. Io devo capire qual è l'inghippo per riuscire a fare questa roba. Vieni, Tatone, ti distra. Ah, attenzione! Le voglio più grosse ancora. Le voglio più grosse ancora. Voglio le tende più grosse che questo gioco abbia mai visto nella sua vita. Probabilmente non le possiedo, me le dovrò andare a cercare in quel posto. Allora, le tende patrizie. Colori brutti, raga. Dimensione orrenda. Allora, aiutami a scegliere delle tende. Sì, amore. Guarda, lo so, è molto complicato. È molto complicato. Ma sono brutte, però io voglio delle tendone super vittorianone. Eh sì, amore, lo so, guarda, lo so che le vuoi anche tu. Le tende secolari, per esempio. Una. Due. Non credo che me lo farà fare il gioco. Non credo che mi farà fare quello che voglio fare io. Ma se noi ipotizziamo che io faccia questa roba. Adesso lasciate stare le combo colore. È solo per capire cosa posso e non posso fare. No. Cioè, che cos'è questa tendina corta? Eh sì, amore, sì. Mi serve. No. Voglio queste. Però di un altro colore. Voi riuscite a vedere qualcosa? Sì. Le vogliamo brutte con le stelle. Le vogliamo così. Questa è la cosa più. Però gioco, cioè mi è piccola così la situazione, capito? Allora, no. Allora, tiriamo via un attimo queste. Via e via. Allora. Io voglio un tendaggio di questo genere, però se possibile lo vorrei pure più grande, capito? Cioè, ipotizziamo che noi. No, non me le. No, così. Ok? Ipotizziamo che questa sia una soluzione. Proviamo a viverla. Cioè, no, scusa, gioco, scusa, voglio andare in casa. Come? No, che cosa ho fatto? Ho fatto una cazzata. Imposta è già la porta d'ingresso. Bene, bene, volevo entrare. Vai qui. Se vado lì mi ci fa. Oh Gesù. Dov'è la ama qua? Cosa c'è? No, no, paranoica proprio no, guarda, Lucille Sharp.
Questi ovviamente erano i servizi temporanei che avevamo creato per... Allora, cioè, è orrenda quella roba qua. È orrenda. Come faccio io? No, no, raga, non si può vedere. No, dobbiamo sistemare questa faccenda. È brutta così. È brutta. Allora, cioè, questo robo qua, come faccio a dirgli stai su... Però le tende le voglio di qua. Sì, così. Che cosa ho schiacciato adesso per farlo andare di là? Oh, porco cane, come ho fatto a farlo andare di là? E perché adesso non me lo fa... così, così. Boom! Come ho fatto adesso a far andare questo di là? Chissà cosa... Così? No, la tenda di qua. Perfetto. Perfetto. Sì, ci siamo. Ci siamo. Però... Ci siamo. Però... Cioè, mi è un po' spoglia, no? La situazione, secondo me. Secondo me mi è un po' spoglia. Io penso, raga. Io penso che potrebbe essere. Cioè. Allora, o avviciniamo questi e ai lati mettiamo due arazzi. Tipo. Aspetta. Tende. Perché questa ragazza che ho visto ha fatto una roba tutta complicata che io non so se sarei in grado di replicare. Ha usato queste tende però, il che mi fa sentire nel giusto. Quindi o il problema è che la stanza è ancora troppo grande e noi la si deve rimpicciolire ancora in modo che queste tre cose qua finiscano tutte più vicine. Esatto, tra l'altro l'orologio non è centrato, oddio. Se io adesso faccio un burdel di dimensioni proprio tutte mie, però questo muro qua lo porto qua. Attenzione. Non so che cosa ho combinato. Ah, l'ho portato indietro invece che portarlo avanti? No, volevo portarlo... Che cosa ho fatto? Allora. Sposta il muro. E noi lo spostiamo qua. Boom. Vedi un attimo. Andrà adeguata anche la scala a questa situazione. Oddio, scusate. Andrà adeguata anche la scala a questa situazione. Però, questa viene... Aspettatemi, centro un attimo. Questo mi viene qua. Qua... Ah, guardate come me l'ha spostato di merda. Così, amo, però. Non che te ne vai... Così. Così. Ok? Se con noi adesso questo lo lasciamo così, aspettate che sono poco... Così, questo viene più vicino alla porta, tac. E questo lato di qua mi è più ricco, adesso però lo sistemiamo con questo lo mettiamo... Adesso devo spostare tutto, adesso capisco come fare. Allora, tirami via un attimo le tende. Bene. Questo lo spostiamo così. Poi l'orologio lo spostiamo anche lui, lo mettiamo qui. Questo lo spostiamo anche lui, lo mettiamo uno spazio in qua e così dovremmo essere centrati, giusto, cioè rispetto all'orologio. Noi ci rimettiamo il nostro tendaggione precedente che è finito esattamente qua. Gli cambiamo questo colore. No. Così, molto bene. Così. Penso che vada meglio.
No? Cioè, così già mi sembra un po' più ricca la parete. Ora, ad onore del vero, sopra dovrebbero esserci quelle che guardavamo l'altra volta, che sono tipo... però, cioè, penso di non avere ancora l'oggetto che mi serve per fare quello che dico io. Cioè, se questi non fossero così grossi, no? L'idea sarebbe di metterci dei cosi come questi. Però non posso cambiargli colore, mi sa. A parte che poi non posso metterne tre e quindi mi restano così, però... E già fanno cacare. E in più mi sa che... Cioè, io ho questo... Ah, sì che posso cambiargli colore. E sì, ma che colore è? No, no, lo volevo... No, 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 no. No, no, decisamente non era questo. È come se ci mettesse praticamente intorno una... Ovviamente, come sempre, non posso farlo vedere. Una sorta di cornice. Aspetta che sistemiamo meglio quell'angolo qua. Questo va più nell'angolo. La poltrona va qua. Sarebbe molto bello... No, stai qua, tata. Sarebbe molto bello ruotarti un pochettino, poltroncina. E porco cane. Vabbè, ascolta, stai lì un attimo. Allora, questa è la nostra situazione attuale. Della stanza. Consideriamo che adesso cosa dovrebbe succedere? Qui si apre la parte da cui si vede il camino, quello che si vede in fondo all'ingresso, e di là dovrebbe esserci la sala del pianoforte, che presumo sarà la prossima che andremo a intaccare. O forse no, ci toccherà fare una cucina prima. Quindi ci toccherà mettere da questo lato una cucina provvisoria, così la nostra ama qui può mangiare. Allora, questa stanza. Vediamo di... Oddio, cosa sto facendo? Vediamo di proseguire nell'arricchimento della stanza in questione. Allora, innanzitutto apriamo il varco qua dietro, quindi lo cerchiamo nelle porte e questo è un varco molto largo, quindi vediamo il più largo che c'è. Certo, non è bellissimo, però... Lo copriremo con le tende anche questo. Lo facciamo scurone. È proprio piccolo, però mi serve più grande. Questo quanto viene grande? Poi lo copro. No, che brutto. No, 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 no. Qual era quello gigante che avevamo pescato l'altra volta, che abbiamo detto, via, questo è proprio esorbitantone. Forse non era un coso, era la porta. Però mi servirebbe proprio una struttura non alta, larga soltanto. Questa secondo me è la più larga. Anche questa è due però. E se io ne metto due una di fianco all'altra? Non si possono guardare. Mi sto organizzando per andare a vedere Winnie Wallworks domani al cinema e Milano non lo fa tipo nessuno, solo cinema nell'Interland. Cavolo, veramente, Milano città non c'è da nessuna parte. E la miseria. No, dai, che palle. Che sfiga! Cioè, il cinema deve essere clamoroso, deve fare un paurone al cinema quella roba lì. Ma che due scatole! Ma è il solito problema che ci dicevamo delle uscite così tardive. Cioè, le uscite così tardive sono un danno più che altro perché chi cavolo ci va? Allora, intanto che
Quello che io non capisco è perché non posso mettere i muri qua. Nel caso, allora capisco che poi, cioè, vedere le cose al cinema è sempre diverso e capisco, però non dovessero fartelo, cioè guardarlo a casa, perché ne vale veramente troppo la pena. Ne vale troppo, troppo, troppo la pena, perché è un peccato perché appunto è proprio uno di quei film talmente spaventosi che poi vale la pena di recuperarli in sala. Però secondo me se non ce la fai perché sono stronzi, guardalo a casa perché cioè. No? Accessori da brivido non a porte. No. Però che noia, posso dire. Dopo si lamentano perché la gente guarda le cose a casa. Grazie Graziella. Non si può andare al cinema a vedere niente. Dopo si piange perché la gente pirata. Una porta mega lussuosa metterò. Ma qui ho fatto un problema di costruzione dell'esterno, perché non sto capendo perché c'è quello spazio qua vuoto. Vabbè, ma che ce frega, quello è provvisorio. Se io metto la porta, questa qua, qua, posso vedere il resto del muro? O tu hai deciso che io il muro non lo posso vedere? Cioè, fammi vedere. Cioè, se io faccio così, non. Oddio, è spaventata la lama qua. Capiamo se posso fare qualcosa. Il muro non me lo fa vedere perché lui vuole farti vedere. Oddio, oh no, no, scusa, scusa, ho sbagliato, ho sbagliato. C'è in una di quelle sale super proletarie. Oddio! Ha avuto un incubo. No, 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 no. Cosa devo fare? Ha avuto un incubo in cui era uno dei concorrenti di un reality show. Perfetto. Come faccio a farle passare questo stato d'animo? Esercitati a cantare. Sarà contenta? No, dorme. Comunque, amo, io te l'avevo data la camera da letto. Rimuovi la bambola inquietante? Ma certo che rimuovo la bambola inquietante, non ne ho abbastanza tutti i venerdì. Come faccio a farla sparire, scusa? Brava, Lucille. No, aspetta. Allora, rimuovi la bambola inquietante. Rimuovi la bambola inquietante, rimuovi la bambola inquietante. Controlla il livello di polvere, vabbè. È giocosa adesso la nostra zia. Lo stai leggendo? Ti sta piacendo? Quanto è bello? Madonna, è meraviglioso, vero? Allora, io l'avevo letto dunque l'anno scorso, quando è uscito in inglese, e mi era piaciuto da morire, ma sai da morire? Allora, quell'angolino qui serve un divano, perché sto guardando le immagini del film. Qui in quest'angolo c'è un divano giallo nel film, quindi un divano di quelli belli puffosi, però giallo. Questo è quello che abbiamo messo lì, no? L'altro è più piccolo, è una roba tipo questo, però è troppo grande. A parte che mi sembrano tutti di queste dimensioni. Questo ha anche questo giallino che penso funzioni. Come faccio a ruotarlo? No, non voglio ruotare me stessa, bensì l'oggetto che ho appena posizionato. No, no, sposta la casa.
Allora, li vorrei recuperare tutti, ma audiolibri in inglese non so se me la sento, perché non ce ne sono tanti, vero, in italiano suoi? Allora, allora, aspetta. Questo divano lo tolgo perché per ora non... No, così no. Così non mi piace. Quindi vedo di fare intanto qui qualcos'altro. Aspetta, c'è il lato... Dov'è? Dov'è che si gira la mia ama Edith? Quando si gira la nostra ama Edith, qui c'è... Oddio. Cosa ho fatto? Ah. Qua c'è uno specchio gigante che è quello che le fa vedere cosa succede qua dietro. Quindi qui ci metteremo una bella console. Cosa dite? Una console. Però come lo... Cioè... Console. Spero che non mi faccia vedere solo quelle dei DJ. No, ma va. Almeno facendo chiacchiere. Allora, in audiolibro il mio problema è che non so che cosa c'è in audiolibro di Hendrix, perché io ho iniziato con gli audiolibri solo molto di recente, cioè solo quest'anno. E quindi purtroppo non è un mondo che conosco, quello degli audiolibri. So che li ascolta, per esempio, la mia amica Silvia ascolta quelli di Hendrix in italiano, quando arrivano in italiano. Però se hai voglia qualche volta di dargli una letta, ormai in italiano ci dovrebbe essere quasi tutto. E io ho letto non quasi tutto, ma un po'. Ho letto, vabbè, quello delle Final Girl, ho letto questo nuovo. Ho letto quello dell'esorcismo della migliore amica, quello delle casalinghe e Horror Store. Secondo me, cioè, non ce n'è uno singolo che non mi abbia fatto impazzire. Certo, ci sono quelli che sono un po' più, come dire, approfonditi di altri, ecco, vorrei dire così, ma non neanche approfonditi, approfonditi è sbagliato, più intensi, ecco, di altri, però secondo me non sbaglia niente, cioè io di quello che ho letto finora non ne ho trovato mezzo che non ho trovato assolutamente incredibile. E quindi secondo me, cioè, non c'è volta in cui non valga la pena di recuperarlo. Poi certo, se già magari hai 2000 libri da leggere in coda così e preferivi l'audiolibro, ci può stare. Però è proprio un mondo che io ho sempre esplorato troppo poco, quello dell'audiolibro. Dovrei esplorarlo di più, effettivamente. Dovrei esplorarlo di più perché... Una bara! Carina però. Allora. Secondo me ha questi temi ricorrenti della prigionia, dell'essere vincolati in qualcosa che ci fa stare male, del qualcosa che non ci rappresenta, che accomuna un po' tutto quello che scrive e secondo me è molto... Oh, questo volevo, porco cane! Così, qua. I titoli sono bellissimi, i titoli sono veramente, veramente stupendi. Allora, qui c'è uno specchio. Ok, sono così certa di questo specchio perché all'inizio del film, questo è lo specchio in cui appena arrivata dall'Herdale Hall, Edith vede che c'è qualcosa che cammina e che lei scambia per Lucille. Poi tende di là. E secondo me è molto relatable, sempre Hendrix dico ovviamente, perché no, mi servono più grandi di queste qua.
Cosa possiamo mettere là per... Sono troppo piccole, porco cane. Devo mettere quelle singole, una di qua e una di là. Ci saranno... Bevacco, devo scrivere tenda per forza con la A. Tenda. Tenda. Bella questa. Però sti colorini, porco cane. Allora, certo, forse la tenda con i pompon non è esattamente la cosa più... più adeguata. Però... Gioco, ma secondo te? Allora, aspetta, facciamo così. Fermi, fermi, fermi. Vediamo. Se questo facciamo come prima, lo mettiamo dietro. No, andavi bene lì. Lì, lì, così. No, eh? Di là. Cioè, vorrei... Così. Ah, no, questo resta qua così. Ok. Ok. No, che bambini. Mostra tutto. Allora. Postazione di lavoro robotica ufficiale del dottor F. Va bene. Allora, non ci facciamo distrarre. Non ci facciamo distrarre. Certo, poi io avrei un altro grosso problema, perché che adesso sto tergiversando, cioè che a una certa qui bisognerà cominciare a fare i piani superiori. Però non c'è la nostra amica che ci risolve i problemi questa volta, quindi ci dovremo arrangiare. Però voglio almeno finire... Ma perché bambini, scusa? No. Tutto. Vabbè, vabbè, non sto capendo il gioco dove vuole portarmi. Allora. Allora. Focus, Marika. Focus. Tende. Scorreremo per 2 giorni, probabilmente. Ma non importa. Poi ovviamente bisognerà decidere insieme come riempire questa cittadina. Invece per me l'audiolibro è la soluzione definitiva perché, dato il mio ADHD assolutamente autodiagnosticato, faccio fatica a concentrarmi su una cosa sola e la lettura concede davvero poco margine. Allora, capisco perfettamente e sono molto felice che esistano delle alternative come appunto... gli audiolibri, i podcast, cose che tipo permettano di tenersi impegnati a fare più cose insieme, no? Sono molto felice che esistano queste realtà che permettono questo, ecco, che permettono di poter comunque fruire della lettura senza però senza per questo, insomma, affaticarsi inutilmente se si può evitare. Ecco, quindi sono molto felice che esistano questi strumenti. Secondo me Hendrix, qualora, cioè ovviamente se uno vuole, desidera e si sente, ha una scrittura talmente leggera, talmente proprio... Voglio dire basica, ma penso che possa venire interpretato male, cioè molto leggera, molto scorrevole, secondo me può anche aiutare per quei momenti in cui si desidera avere il libro di carta, qualora si avesse mai questo desiderio, ecco. Sono la salvezza che mi sembra un po' anche se mi sembra un po' di barare, sì, ma tanto guarda, cioè la competizione tanto cercherà qualcuno sempre di metterla lo stesso, perché il web è fatto così. Cioè, comunque arriverà qualcuno che cercherà di mettere la competizione su quanti libri si leggono, su quante letture si riescono a fare, eccetera. Eva, che brutto, torna indietro.
Però tanto nell'intimità di camera tua lo sai te quello che ti piace fare, quello su cui vale la pena investire del tempo. Se leggere i libri in copia fisica in un certo momento è una rottura di cazzo, non si fa e basta. È orrendo. È orrendo perché diventa tutto performativo, anche quello che dovrebbe essere piacevole, e io non la posso vivere una vita così perché vivo molto male la performatività. Proprio perché mi mette mega in difficoltà e la vivo malissimo e lo trovo orrendo. Perché se anche quello che dovrebbe essere bello diventa invece una guerra tra chi lo fa meglio, chi lo fa di più, chi no. Lo trovo mostruoso e respingente. Perché poi magari chi vorrebbe cominciare magari a leggere e non si sente di farlo perché appunto ci sono quelle che ti dicono: ma io ne leggo 120 all'anno, io ne leggo 120 al mese, tu non sei niente perché non sei un vero lettore. Cioè, capisci bene che sono cose che trovo urende, orrende. Allora, adesso sto alzando i muri perché io voglio capire. No, restiamo un attimo medi. Allora, quello che io voglio capire è come si fa. No. Tetti, finiture per tetti. No, raga, qui finiture esterne. Muri e stanze vuote. Bene, come si fa a mettere il secondo piano? Perdonate, adesso io sono sempre la solita. Però, cioè io gradirei che qui si formasse un secondo piano. Però, stanza quadrata diagonale. Cioè, come faccio a dirgli: ehi, ciao! Questa roba chi la. Allora, ti ammiro molto perché cioè, per me è molto più maturo fare così, ovviamente. Cioè, essere in grado di dire: senti, a me sta roba purtroppo non interessa, ciao, tante cose, no? È molto più maturo, naturalmente, è molto più ragionevole. Però io ho 5 anni. Oddio, scusa, scusa, ho fatto una cazzata. Però io ho 5 anni e se a me dici, ma io leggo più libri di te, io faccio più questo di te, io mi siedo e voglio essere, questa è un po' la sindrome della secchioncella, temo, voglio giocare anch'io a questa gara, non so se sto riuscendo a spiegarmi. E lo dico veramente con un po' sì, un po' mi agguerrisco, poi ovviamente dipende. Però, cioè, in linea di massima sono il tipo di persona che poi un certo tipo di competitività, soprattutto per le cose che amo, un pochino la vivo, però riconosco che è una minchiata, profondamente immatura e di conseguenza, cosa sto facendo? Crescendo un po'. Però soprattutto su certe cose sono veramente molto immatura e quindi poi mi viene sempre da dire: ah sì, allora io lo faccio anch'io. Che vabbè, cioè è una minchiata che lascia il tempo che trova, vero? Però. Sto cercando di fare questa cosa qua che mi state vedendo fare perché voglio capire se una volta che io ho deciso che questa è la nostra base, no? Voglio capire come fare a fare il secondo piano. Ma no, il carattere non lo trovo segno di maturità. Ma sai, cioè, secondo me dipende tutto dalle motivazioni che guidano le azioni, nel senso che poi se lo fai perché è una competizione matura che ti porta in un certo senso a desiderio di miglioramento, desiderio di arricchimento personale, quindi si guarda al
raggiungimento altrui, a quello che gli altri sono riusciti a fare per migliorare se stessi, allora è un segno, cioè una cosa bella. Se invece diventa, ah sì, tu vuoi farti vedere che hai letto 10 libri, allora ne leggo 11, è perché sono cretina in culo. E questa cosa qua. Però in linea di massima la vivo con molta antipatia, cioè lo faccio perché un po' mi risento, perché è un po' la sindrome da prima della classe, però intanto sto prendendo le immagini delle stanze successive, però la considero iperimmatura, come è immaturo proprio la partenza, no? E mi fa molta antipatia perché lo trovo molto, come dicevo prima, molto respingente per gli altri. E invece io penso che il bello di fare certe cose e di avere certe passioni è proprio condividerlo per viverlo insieme, perché sennò di cosa stiamo parlando? Cioè, allora, step indietro. Questa era la situazione di partenza, contando che queste due stanze poi ad un certo punto finiranno e con quest'ala della casa valuteremo che cosa fare in un momento successivo. Se questa è la nostra frontale, no? Noi dobbiamo, voglio capire come fare a dare a questa piantina della casa un secondo piano. Muri e stanze vuote. Io voglio assolutamente, non era quello che volevo fare. Allora, ti parlo del piano terra. Questo è l'ingresso, questo è l'atrione. Qui dietro c'è la stanza, quella col piano. Quindi da questo lato c'è il pianoforte, qui c'è tutta la cosa con i divani, la libreria, eccetera. E secondo i miei calcoli, questa è la cucina e qui in mezzo da qualche parte c'è l'ascensore. Ok, quindi questo è quello che io ho capito dal film. Al primo piano dovremmo avere su questa struttura, da questo lato c'è la camera da letto di Thomas e Edith con in quella direzione il bagno. Questo dovrebbe essere il corridoio, quello iperfamoso. E poi c'è il terzo piano con il laboratorio. Però sento che devo fare un passo per volta perché poi sicuramente a fine live devo comunque chiamare la mia amica Silvia per dirle: senti, ok, ho fatto la pianta della casa, però dobbiamo fare lo step superiore. Allora, diciamo che noi per il momento ci riteniamo molto vagamente. No, e poi no, no. Allora, stavo per dire, ci riteniamo vagamente soddisfatti dell'ingresso. Invece no. Invece no, perché voglio capire come risolvere questi problemi. E quindi torno su quello che. Ah, ma mi ha fatto sparire la scala. E a che burdel, ragazzi! È un bordellone, eh. Allora, questo muro lo buttiamo giù un attimo. Ok. E buttiamo giù anche questo muro qua. Ok. Sì, allora, l'obiettivo era quello, cioè partire da quella stanza lì, no? Visto che è già fatta. Non so se dedicarmi a quella intanto e partire o se cercare di risolvere i problemi che ci sono in questa. I problemi che ci sono in questa per il momento sono. Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Ah, sistemare il bordo della scala. Ok, quindi chiudere quest'area. Fare tutta la balconata, eccetera. Ma fino a che non costruisco il secondo piano, non so come fare. Quindi, prima chiedo alla mia amica Silvia come si fa. E intanto prendiamo il soggiorno. Allora, vediamo di capirci. Il soggiorno è a sua volta un burdel. Ah no, il cavolo, aspetta, aspetta, aspetta. Allora, per capirci,
Anzi, facciamo così. Voglio cercare di farvi vedere la foto. E non si vede benissimo. Questa è la stanza del pianoforte. Sì, no, guarda. Quello che volevo capire era il discorso dell'altezza della stanza. Perché? Devo farla vedere questa roba, scusate. Devo farla vedere perché. Allora. Così capiamo insieme perché sono una pazza in culo esaurita. Allora, e perché ho deciso di fare questa roba? Allora, no, lascia stare un attimo qua. Dunque, allerta i lol. Allora, questo è il nostro salone principale, giusto? Che noi praticamente abbiamo fatto fino a questa altezza, grandi linee. Si vede il cursore, vero? Sì, abbiamo fatto diciamo fino a questa altezza, quindi noi dovremmo riempire questo che è il secondo piano e questo che è il terzo piano. Benissimo. Questo cosa sto facendo? Questo è il lato che abbiamo fatto con l'orologio e le due porte con le cose, certo più minimal, ma ok. Allora, questo è il problema. Questo è l'ingresso del salotto, ok? Il salotto. Vediamo se lo trovo qua, se no lo googliamo. Sì, si vede qua. È altissimo. Cioè, è proprio super alto. Quindi quello che voglio capire è, il salotto non è che è alto come due piani della casa? Questa è una domanda. Questa è una grande domanda, per la quale non ho risposta, nel senso che è una domanda che butto lì e lascio così, cioè non la sistemo, però mi sembra molto molto alto e purtroppo da qui non si vede, da questa inquadratura non si vede, vediamo se ce n'è un'altra della sala, aspetta, no, questo è di sopra, questa mo che cazzo di sala è? Ok, sì, è questa qua, è questa qua. È questa qua, ma presa da più indietro. Ecco, visto, ecco, questa è la tenda. Quindi vuol dire che è alta come due piani. Quindi noi cominciamo ad arredarla. Le faccio. Guarda, non so cosa dire. Non so cosa dire. Disperata. Le facciamo l'arredamento. Adesso cerco questa stessa immagine anche sul mio cellulare. E ovviamente non c'è perché figures. Figures. Allora. Vabbè, va bene così. La teniamo qui come reference. Qui c'è Augustone. No, ho sbagliato. Torniamo a noi. Allora. Io farei questa cosa. Queste mura qua devono essere alte. E già partiamo da questo presupposto. Come lunghezza, io penso che ci siamo. Farla tutta lunga così. Secondo me ci siamo. Ora, io voglio fare questa prova. Scusa, ma perché non posso fare niente? Devo proprio chiedere a qualcuno come si fa a inserire il secondo piano. Vabbè. Questa sarà la lunghezza della nostra stanza. Secondo me come lunghezza ci siamo. Ci siamo perché quello che non capisco è, ma forse lo posso sistemare nelle impostazioni, come fare a lasciare visibili i muri. Perché comunque a me il muro m'occorre, perché ci devo mettere le cose di qua. Vabbè, noi partiamo da quello che sappiamo. Il resto lo valutiamo col tempo. Allora. Prendiamo l'immagine. Prendiamo l'immagine che adesso ovviamente non troverò mai più perché quella là era più bella perché si vedeva meglio. Aspetta. Alert dei lol. Come la chiamiamo? Piano room? Vediamo se la trovo con una luce meno sparaflesciante. E beh.
Questa è l'immagine di prima. Questa è l'immagine. Eccola qua. Allora, non si vede il pavimento. Benissimo. Non si vede il pavimento in questa immagine, ma in questa sì. Allora, io partirei dalle basi. Le pareti sono scure. Sono scure, sembrano un po' con i mattoni a vista, però vorrei che avessero i mattoni a vista. Scuri. Ok. Quindi. Allora. Pavimento. Partiamo dal pavimento. Partiamo dal pavimento, eccolo qua, e mi sembra che sia chiaro chiaro questo, però io lo voglio chiaro chiaro ma scassato. Questo. Com'è che si faceva per riempire la stanza? Maiuscolo e cliccare. Vediamo i colori però. Ah! No, raga, dai, ma perché non me lo fa mai fare? Ok, vediamolo. Eh beh, ma ovviamente è buio. Quindi non vedremo una pippa, però diciamo che va bene. Ok, allora guardiamola da questo lato, la stanza. No, finiamo qua. Pareti. 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 Aspetta, è così. Se io le volessi fare con i muri a vista. Vabbè che poi sono molto coperti, eh. Quindi volendo potremmo fare tipo una roba così. Pure che è brutta, no, però è brutta tanto. Però mi sembra più. Questa non mi sembra male, sarò sincera. Vabbè, facciamo. No, no. Va bene così. Ok, così abbiamo fatto tutte le pareti così, perché tanto poi ci dobbiamo costruire della roba. Ora, adesso anche lì, cioè io vorrei applicarlo al muro di qua. Come si fa? Quale ho fatto? Questo? Questo credo. Ah, cioè lui comunque. Lui dice che, cioè, i soldi me li ha scalati, quindi presumo che me l'abbia fatto fare. Esatto. Adesso c'è il discorso che questa stanza in realtà è molto più riccamente decorata delle precedenti. Allora, andiamo in ordine. Direttamente di fronte a questo ingresso, ok, c'è il camino. Quindi noi dobbiamo cercare un camino in pietra, il più grosso che c'è. Il più grosso che c'è perché questo è veramente grande e veramente alto. Ma io ho solo questi per il momento. Che, se posso dire, sono brutti. Questo è bello, però è piccolo. Questo. Caminetto soporifero, che posso dire, questo, no, quello che ha Lucille è un camino tipo così, no, non così, e poi ha i colori che non vanno bene, ma no, poi non è lui. La cosa che ci si avvicina di più forse è questo, che però lei ha chiaro, così, bei colori di merda, se posso essere sincera. Diciamo che è così. E lo portiamo. È proprio piccolo poi. Non sono soddisfatta per niente di questo camino. Quello che hanno loro è enorme. Fammi vedere questo di fianco come sta.
Cioè, piuttosto ci metto questo, capito? Questo lo leviamo. E questo. Cosa ho fatto? Questo. E se, vabbè, vabbè. Dove è andato? Qua. Questo lo mettiamo così. È una partenza. Ora, discorso tappeti. Partiamo da... Fammi capire che lato della stanza sto guardando. Se la porta è lì, il camino è lì, la porta in questa foto che sto guardando è messa così. Ok? Bene. Allora, quindi, secondo questa foto, noi abbiamo di qui una grossa finestra e non vedo il piano, quindi con ogni probabilità il piano è da questa parte. Quindi, riprendiamo la foto di prima perché questa è più bella, ma quella là si capiva di più. No, l'ho persa qua. Allora, qui ci va il primo tappetone. Tappeto. Ci dobbiamo lavorare, raga, sui tappeti, eh? Ci dobbiamo lavorare. Perché quella roba qui proprio non va bene. E con ci dobbiamo lavorare, intendo che io ci devo lavorare offline per acquisire il tappeto adeguato. Però questo broccato brillante, in queste... Oh, anche bello grande, sì. Però girato dall'altro lato, amo. Mi servi ruotato. Come posso ruotarti? Posso dire però, è un po' pesante questa. Come si fa a ruotare gli oggetti? No, no, voglio girarlo nell'altro senso. Come si fa a girare gli oggetti? No, così me lo muove, così me lo muove. Allora facciamo così. Resta lì. Ah! Ok. Ok. Torniamo a noi. Così. Quindi, da questa parte, prima di tutto abbiamo un divano, una poltrona di qua. Non riesco a capire se c'è una poltrona di là. Il pianoforte e un paio di puff. Quindi, di nuovo, i tappeti sembrano marroncini, ma guarda, il problema è che noi finiamo sempre qua di notte. Ascolta, ma vuoi andare a dormire? Ma vai a dormire, ma vai a dormire. Ah, non c'ha la camera da letto. Cioè, ha la camera da letto, ma non c'è il letto nella camera da letto. Spè. Dobbiamo metterle un letto. Aspetta. Vedi che qui c'è il coso? Forse era già perché era nella stanza. Allora, aspetta. Ah, ma ti metto un letto, amore, così puoi dormire. Aspetta. Letto. No, non voglio la camera, voglio proprio lo strumento letto. L'oggetto letto. Ok. E le mettiamo un letto, questo, perché comunque adesso va bene che dobbiamo prendere ispirazione a Crimson Peak, però. Ma scusa, ma non l'avevo levata dai piedi la bambina infestatina? Oh God, annulla. Tu, qua. Lettone, goticone, qua. Le. Ok, adesso la facciamo dormire. La bambina non me la rimuovo. Ma cosa sta dicendo? Ma te ne vai, scusa. Scusa, ma perché non se ne va? Dormi. Ma stava parlando col fantasma? Ah, guarda che giro dell'oca che deve fare, poverina. Ciao! Va malissimo, grazie. Sono disperata. Non so come fare a mettere il secondo piano. Non so come fare a chiudere la scala. No! Oddio!
No, no, aspetta, cos'è successo? Perché è terrorizzata? Stando vicino a una candela sacra. O nascondendoti sotto le coperte. Nasconditi sotto le coperte subito. Perfetto, abbiamo recuperato lo stato di felicità della nostra Lucille. Allora, torniamo a noi. Ma questa che cazzo vuole? Ma perché viene sempre... Vabbè, niente raga, oh, abbiamo fatto la casa infestata e effettivamente... Che schifo mi ha la... Oh, raga, ma cos'è? Raga! What? Rimuovi le mani raggelanti? Scusa! Scusa, mani raggelanti. Come posso fare a levarle? Stanno lì. Ma via. Via, raga. Ma porco cane, vabbè. Ci teniamo le manine raggelanti. Allora, questa è la situazione. No, 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 andava bene qua. Abbiamo posizionato il nostro tappeto. Il primo tappeto. Quindi possiamo anche posizionare un pochino più su, così. Allora, partiamo. Lì ci va un divanone. Un divano grande. Un grande divano. Questi mi sembrano piccoli divani. Cioè, bello lui però. Bello lui però. Oh, cavoli. Peccato che non sia lui, perché è proprio bello. Questo, per esempio, potrebbe funzionare. Quello che ha Lucille dietro le sue spalle nella foto che sto guardando è un divanone, sì foderato di cuscini, ma anche di ulteriori coperte. Però questo divano vissuto... Questo divano che c'è qua è... Ah, potrebbe essere lui. Potrebbe essere lui, eh? Il problema è che qui sta sembrando tutto marrone, perché è sempre buio in questo posto. Come faccio a... Ah! Scusate, se faccio che è mattina. No. Ah, è solo per farmi vedere le cose con la luce. Ok, ho capito, ho capito. Vabbè, tienimi il pomeriggio allora, che almeno vedo la roba che sto facendo, perché sennò è tutto mega scuro. Allora, questo è il divano che abbiamo messo, questo è il tappetone che abbiamo messo. Poi, sì, ma allora, sì, ce n'è una di qua, grande, e una... Ovviamente di là dal camino, quindi mettiamo quelle, hai ragione, così rischiariamo quest'area qua, hai ragione. Allora, le finestre. Allora, possiamo fare questa cosa qua. Non riesco bene a vedere i colori dei serramenti da questa... È piccola però... Questa. Non riesco bene a vedere i colori da questa foto. Se... E non me ne fa mettere due attaccate, capito? Cioè, se anche io ne volessi mettere un'altra qua, me le mette comunque a questa distanza e non sono fatte così. Ce n'è solo una nella foto. Ce n'è un... Ah, aspetta, aspetta. E se ci mettiamo lei? Il solito problema di questa è che non ha dei colori proprio favolosi, però non è male questa. Cerchiamo di centrarla almeno. Aspetta. 1, 2, 3, 4 rispetto al camino, quindi 1. 2, 3, 4, quindi qui nella quinta, qui così, così
Così dovrebbero essere equidistanti dal camino e noi dovremmo aver illuminato un pochino di più la stanza. Ad onore del vero, volessimo fare una cosa fatta bene, ci sarebbe da mettere nella parete di là la finestra più grande possibile. Che non è sicuramente questa, però vediamo che cosa passa un po' al convento. Cioè, ci serve un'altra finestra come queste, ma più grande ancora. A meno che mettiamo là questa. Ad onore del vero, quella che c'è qui è veramente più lunga. Però non posso modificare le... Sì, aspetta, le pareti rispetto alle finestre. Ma sai perché? Perché io qua non riesco a vedere i serramenti di ste finestre, cioè non riesco a vedere il colore. Quindi aspetta, andiamo in ordine. No, sarò sincera, non mi piace neanche la cosa, eh. Cioè, non mi piace sta pietra, però mi sembra quella più simile a quella che c'è. Vediamo di che colore le possiamo mettere. Aspetta, fammele modificare. Oh God. Oh God, ho perso il conto adesso. Era nella quinta, un coso sopra, quindi 1, 2, 3, 4, no. Così. Cioè, tu intendi che dovremmo scurirne il colore o scurire... Allora, rifaccio, aspetta, un passo indietro. Nella foto, nel senso che anche tu stai guardando una foto o nel coso, nel gioco? E se è nel gioco, dobbiamo fare quindi, dalle foto sembrano grigi più chiari. Ok, ci siamo. Ok. Allora, schiariamo le finestre. Quindi erano queste, no? Era no. Qual era quella lì? Aspetta, fammela rivedere. Come ti chiamavi tu? Triplice apertura ad arco. Oh God, stai ferma però, Marica. Allora, triplice apertura ad arco. Dove stava? Fosse un po' più appuntita, però era meglio lei per il frontale. Vabbè. Allora, dov'è la triplice apertura ad arco qua? Vediamo di ritrovarla. Non è lei? Come posso starti perdendo? Ti ho utilizzata da poco. Come posso non trovarti? Ma se scrivo... Ah, dai, dai, dai. Eccola! Quindi dovremmo schiarire le finestre. Questa è... Mettiamole di fianco. Ah no, questa è quella che ho usato. Perché se no... Ho questa ancora più chiara, che però effettivamente è più simile. Hai raggio. Hai raggio. Allora, facciamo questa bella roba. Martello, via. Te. No, God. Mi dimentico sempre di disattivarlo il martello. Tu andavi qua. Poi. Tu. E questa chiara così la mettiamo all'1, 2, 3, 4, 5 qua. E così dovrebbero essere più simili al colore della parete.
Ok, perfetto. Cioè, che scema era proprio qua, vabbè. Però così mi sembra un po' più simile al colore delle pareti, cosa dici? Mi sembra che ci stiamo avvicinando. Poi, adesso sistemiamo questa. Perché io ho visto che questa, quanto è più piccola? Piccolissima, no? Dov'è che adesso ne avevo vista una ancora più grande? No, questa è troppo moderna. Aspetta, eh. Ne avevo beccata prima una. Finestra mega grandiosa. Voglio usare lei per forza. È poco appuntita. No, beh, per... Ah, ma è solo di questo colore la mega... No, 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 no. Mi eri simpatica mega gloriosa, però... La finestra del sole ha tanti colori. Questa non mi piace. Oh, questa. Questa noi la possiamo fare chiara come le altre. Dopo la tiro su, eh. Poi facciamo tac a questa e questa. Oddio. Tutte le volte. È mega grandiosa, cioè capisci? Tac! E noi la lasciamo lì, in modo che siano tutte dello stesso colore. Mi sembra che questo obiettivo noi lo si sia raggiunto. Ora però io noto questa cosa dall'immagine, che in realtà queste finestre sono molto più vicine al camino. Sono tipo così. Due. Ok. Ora, davanti a questa c'è un... Io sto andando ad un ordine che veramente non ha nessun senso. Allora, io vorrei... No, vorrei un balconcino, non propriamente un balcone. Sono effettivamente mega grandiose, esatto. Allora, qui davanti c'è un balcone da interno. Posso dire, bellissimo, eh? Bellissimo, malignità ammaliante. Ed effettivamente potrebbe pure... Cioè, il colore non ci azzecca un cazzo, però... Cioè, nel senso che dovrei farlo chiaro, probabilmente. Però... Ah, forse è così. Attenzionami il balcone, malignità ammaliante. Non era questo il colore. Questo colore. Ma chi è il capo di The Sims? Una persona di grande talento, sarò sincera, lo apprezzo molto, mi fa grande simpatia. Olè. Non è un balcone, raga, ho fatto una cazzata. Non è un balcone, hanno fatto una roba criminale che io non so come farò a fare, perché hanno fatto una balconata che dovrebbe... Aspetta. Cioè, questo qui non è un balcone, praticamente è una sorta di corridoio. Come se fosse un soppalchino, perché c'è la libreria anche sopra. Tra parentesi, paradiso. Dovrei cercarlo. Com'è? Che cazzo lo cerco? Si potrà tipo fare come si fa con le scale? Tipo fare così. No, no, scusa, scusa. Esatto, è un sogno, cioè è una roba incredibile naturalmente, però come cazzarola lo facciamo? Questo tappeto non si vede neanche di questo colore, sulla carta è stupendo. Ah, ma aspetta, ma io metterò una finestra anche di qua.
Guarda cosa facciamo, ci mettiamo. Stai lì un attimo. Marica, testa. Così. Questa noi. Posso fare Ctrl C, Ctrl B? No, a quanto pare no. Scusa, copia. E noi la andiamo a posizionare qui. In modo che la luce colpisca un pochino anche il nostro bellissimo tappeto selezionato accuratamente. Ok, allora, adesso qui mi si verifica una situazione, nel senso che il camino non sarebbe esattamente così, ma sarebbe... Vieni qui un attimo, uomo. Che palle però. Ah, ti colloco là un attimo. Dove cazzo ti colloco? Ti colloco qua, stai lì un attimo. Ridammi i muri. No, no. Voglio la piattaforma rettangolare, però. C'è solo quadrata. Mi attacco al cavolo. Perché sarebbe... Però già pure lui, capito, non è proprio... Qual era quello centrale adesso? Com'era? Due... Eo! No, tata, devi crescere. Come si fa a tirarla su qua? Porco cane, devo imparare veramente tutti i comandi da zero, eh. Questa roba qua è veramente limitante. Come faccio? Questo è il massimo. Cioè, allora, si riesce a capire la mia perplessità qual è? Cioè, la piattaforma io la vorrei assottigliare perché così. Aspetta, allora. Allora. Ma sai cos'è? È che è proprio, cioè dove c'è il camino, è come se in quest'area qua, da qua a qua, ci fosse una parte di muro che sporge. Ok, quindi io non so come dirgli. Guarda che io voglio che questo pezzo qui venga in avanti, ma è come se avesse tipo un pezzo in più, non tanto... Cioè, di queste piattaforme io purtroppo non posso modificare la dimensione. Cioè, se... Piattaforma. O invece sì. Ma certo che posso, ma certo. Annulla, vedi un attimo. Allora, facciamo una prova. Strumento piattaforma. Ipotizziamo che io lo voglia così. Tac. Tac. Lui mi toglie il muro. Perché cazzo mi toglie il muro? A me m'occorre il muro. Oddio. Dietro la piattaforma, amo. Adesso, questa piattaforma qua, noi la alziamo. No. No, non va bene questa cosa qua. Non va bene, devo creare non una piattaforma, ma una mini stanza, secondo me.
Allora, se io faccio una mini stanza, le do queste dimensioni. Ma pure così. Boom. Noi ci mettiamo e la lasciamo vuota. Ci mettiamo la parete come il resto della stanza, che era questa, se non mi sbaglio. No, no, amo, mi devi colorare l'esterno. Sono tra l'altro un quarto alle 8. La frustrazione sta iniziando a prendersi il peggio di me. Maiusk selezione. Fermo. Ferma tutto. La mia idea non va bene. Ok, volevo fare un'altra mini stanzina, posizionarle il camino qua. E se faccio così, cioè non mi fa vedere i muri, mamma, divento pazza, mi fa impazzire sta roba. Perché non posso vedere le pareti? Forse c'è un'opzione. Menu opzioni. Ancora è terrorizzata. Opzioni. Ambiente. Non mi interessa, visuale di gioco. Purtroppo a me questo non interessa. Io voglio poter vedere le pareti. Visuale di The Sims 3. No, no. Invecchiamento animali, sì. Cioè, questa cosa si può togliere? Subito, gli animali non invecchiano, sono eterni. Sì. Ma no, ma che me frega, non è questo che voglio sapere. No. No, raga, non è questo che voglio sapere. Devo googolare. Devo googolare perché io voglio capire per quale ragione io non posso vedere le mura. Ma sei pure scottata, sta cretina? Ma cosa devo fare per farle passare questa paura? Scusate. Cosa vuoi? Cosa c'è? Dimmi. Lucilla è in preda. Vai sotto le coperte. Vai, brava. Bravissima. Bravissima. Allora, noi proseguiamo e indago su queste cose. Allora. Ci serve un pianoforte. Pianoforte cla. Wow. No, no, pianoforte classico, però è nero. Mentre questo pianoforte a coda visibilio, si può fare anche marrone. Ma rosso, raga, che zarrone. Marrone. E lo posizioniamo esattamente qua. No, ho capito cosa intendi. Ho capito cosa intendi. Cioè, ricreare quella cosa qua. Però si vede da fuori poi. Però forse. Anche chi se ne frega, tu dici. Allora, guarda, facciamo così. Martello. No. Cosa? Ah, beh, certo, adesso sarà tutto luminosissimo perché. Quindi. Vabbè, ma questi li potevo pure. Vabbè, ascolta, una roba per volta. Mettiamo che noi si faccia una roba di questo tipo. Ok? Noi ora si prende il muro. Si fa così, ti 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 ti. Ok.
lo si colora come i precedenti. No, devo guardare il muro, non il pavimento. Come i precedenti, quindi così però chiaro. Non sono così gli altri, quindi forse gli altri sono così? No, sono forse così. Oh God, come li avevo fatti? Così, così. Perfetto. E quindi poi a questo punto il camino lo si posiziona qua. Avevamo scelto il camino soporifero. E diventa così. Beh, viviamolo. Qualora poi noi si arrivi al punto in cui ci interesserà qualcosa dell'esterno della casa, lo sistemeremo a tempo debito. Però così, secondo me, funziona. Secondo me così funziona. Esteticamente. Proviamo. Cosa ho fatto? Ok. Cosa dite? Sì, no, è di un colore diverso, però. O è solo il fatto che è più scura? Non riesco a capire se è di colore diverso. Aspetta. Allora, facciamo una roba, aspetta. Mi dici di che colore è se faccio così? Non c'è questa cosa di dirmi di che. È quello lì? Sarà quello lì. Allora lo mettiamo qua. Chi lo sa se sto facendo una cosa. Ok. Ok. No, è di un colore diverso, ma è proprio. È completamente di un colore diverso. Allora, fammi vedere questa parete. Cambia colore all'oggetto. Allora lo faccio qua. Cambia colore all'oggetto. Ercat? Perché non posso usarlo sul muro, scusa? Yes. Avrò fatto una cosa sensata. Vabbè, noi. Ok. Allora, ultimi 5 minuti facciamo le cose più facili, ovvero sistemare questo angolo qua. Quindi abbiamo messo il pianoforte col suo sgabello, qui c'è una poltrona. Una poltrona, il genere per capirci è più o meno simile a quello di quella là, questa qua nell'angolino. Quindi vediamo di trovare una cosa un po' simile. Questa potrebbe non essere male, in un altro colore. Vacca, raga, ma che colori però. Boh, no, cioè è proprio orrenda. Non voglio usare quei colori. Userò questa seduta graziosa. E considerato che quest'area è in ombra. Bello però questo verde. Tanto il colore non si vede di quella. Potremmo posizionargliela qua. Non sto capendo in che senso me la sta girando. Audio. No. Così. Very good. Very good. E poi l'ultima cosa. Aspetta, martello. Via. Via. Adesso. L'ultima cosa.
è che qui davanti c'è un tavolino, ci mettiamo anche il tavolino e poi direi che per stasera ci fermiamo. Allora, questo potrebbe essere abbastanza, un pochino ce l'ha. Ad onore del vero, tra questi, questo però se lo facessimo, raga, cioè, no, ma i colori sono indegni però, questi colori, raga. Sono indegni. No, allora di questi quello che assomiglia di più a quello che si vede è il primo. E lo farei. Vediamo. Però lo metterei chiaro perché. Qua così. Questo direi che. No, no, scusa, stai lì, tappeto. No, no. Per ora ci siamo. Ora. No, dai. Cosa ho fatto qua? Beh, e lo eliminiamo tanto questo. Mettiamo già le prime librerie. Da questa parte qua. Allora. Dai, questa parte qui piana un pochino prende vita. Allora, qui. Il punto è che ci sono delle librerie che potenzialmente arrivano fino al soffitto. Ora, librerie. Mamma, mamma, mamma. Dio, che spettacolo. Allora, mamma, che bella questa. Ma no, non è quella che ci serve. Allora, questa raga è interessante. Però, vediamo, aspetta se trovo l'altra foto. Allora. Tutte le foto sono scattate dal lato dal pianoforte verso di là e non viceversa, che invece mi sarebbe comodo per capire meglio i dettagli di là. Ora, no, sono librerie semplici, sono librerie semplici. Quindi questa era molto carina, però in realtà sono proprio molto più simili a questa, per intenderci, però marrone scuro. Questa è bella. Questa è bella. Dove è andata? No, dov'è? Sì, ok. Queste potrebbero avere un principio di senso. Il problema è che a questo punto noi qui dovremmo avere il ballatoio. Non c'è, non è proprio contemplata questa cosa, ovvia, giustamente. No, 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 no. Cioè, se faccio le. Ah, però, e se faccio. Aspetta. Fammi rivedere. Muri e stanze vuote, recinti, scale, scalette, ringhiere. Però le ringhiere. No, vedi, sono solo queste qua, giustamente. Possiamo fare un'ultima cosa, perché adesso ho visto il cancello. L'ultima, giuro, poi chiudo. Gli facciamo il cancello. Questo non è male. Cioè. Perché? Perché non me lo farebbe. Ah, cioè prima devo mettere il recinto, ho capito. Prima va recintata. E se ma ciao ma qui ah. Si deve applicare a una stanza, al recinto, ma è recinto da esterno. Fior di recinto.
No, Allerdale Hall non ha questo. Ah, brava, aspetta, aspetta. Annulla qua il recinto. Vediamo. No, sono dei letti. No, no, direi di no. Peccato. Peccatone. Vabbè, però posso dire, allora, adesso, se noi poi si fa già questa cosa. No, voglio il soffitto. Come abbiamo fatto l'altra volta a mettere il soffitto? Vabbè, ci ho provato, vabbè, niente. Allora, sono le 8, quindi io direi che vado a mangiare. Allora, grazie della compagnia, tesoro, grazie mille. Noi, se tutto va bene, ci vediamo. Torno un attimo qua. Noi, se tutto va bene, ci vediamo domani per parlare di The Love Witch, che è sempre una bella cosa. Oddio, non ci vedo più. Per parlare di The Love Witch, e io nel frattempo scrivo alle mie amiche esperte di The Sims e mi faccio spiegare come mettere il secondo piano, perché secondo me il secondo piano ci svolta l'atrio, quindi indago. Grazie di tutto e ci vediamo domani. Ciao!